che la PUL ha proseguito nelle sue attività di centro accademico con le sue 4 facoltà e 2 istituti, conta 1.416 studenti, 146 docenti collocati nelle diverse fasce, a cui si aggiungono 38 membri del personale non docente in differenti posizioni amministrative. Una grande famiglia di cui sono parte integrante di istituti incorporati e quelli affiliati presenti in Roma e in diverse nazioni. Dare credibilità ai modi con cui ci avviciniamo al mistero di Cristo e del suo amore e a come siamo in grado di studiarlo, approfondirlo e trasmetterlo nella ricerca della verità, senza mai allontanarci da quel depositum fidei a cui attingiamo e da cui siamo illuminati. Facendo nostre, come dice Papa Francesco, le preziose potenzialità delle polarità in contrasto, l'Evangelii Gaudium, solo così potremo rendere ancora una volta affascinante la buona novella per l'intera famiglia umana. Il nostro è un centro accademico a servizio della Chiesa che è cattolica e perciò universale. Questo ci impone di superare la tentazione del lateranocentrismo, sempre in agguato, anche perché veicolo di facile appagamento e soddisfazione. Così facendo potremo seriamente corrispondere all'imperativo e non all'esortazione di Papa Francesco, che ci chiede di essere in uscita, e cioè di diventare veicolo per far sperimentare ai diversi popoli cui sono rappresentati, attraverso studenti e docenti provenienti da vari paesi, far sperimentare diversi popoli il dono di Dio secondo la propria cultura. La lateranenza è chiamata ad affiancare la romanità, e cioè l'essere parte della missione del Vescovo di Roma e perciò del Munus Petrino. Una dimensione che ci interpella, anzi ci impone di attivare tutti i mezzi disponibili e di ricercare tutte le risorse necessarie perché sacerdoti, consacrati e laici possono giungere in questa università per poter assimilare nella loro formazione il senso di unità della Chiesa. Unità che poi potranno riportare nelle regioni e nei territori di provenienza, quando lì torneranno per svolgere il loro ministero e il loro servizio ecclesiale. E ora, con i poteri che mi sono stati conferiti dal Sommo Pontefice, dichiaro ufficialmente aperto l'anno accademico 2018-2019, 246° dalla Fondazione. Grazie.